Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, episodio numero 27 della seconda stagione con la Maullo Racing. Signori, allora oggi Gran Premio terribile, siamo su Monte Carlo. Ora io, signori, ci provo a farlo, ma sappiamo perfettamente che finirà in autoscontro terribilmente. Ma prima di partire il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E niente, signori, io mi faccio, bah, breve storia triste, mi faccio il giri di prove libere off camera e ci vediamo per andare a sbattere più velocemente a muro durante le qualifiche, e questo succederà anche in gara, signori. Incrociamo le dita e ci vediamo dopo. Ok, signori, mi sono fatto le prove libere e, come potrei dire in maniera molto pulita, sono andato una merda proprio terribile. Si è rotto più alettoni in queste prove libere che in tutta la stagione dell'anno scorso. Allora, ma le buone notizie non finiscono qui. Il Gran Premio è sotto la pioggia, come potete vedere benissimo dalla schermata. Intanto, però, dobbiamo andarci a fare le qualifiche, signori. Quindi iniziamo ad andare a rompere qualche altro alettone nei muretti in questo giro di qualifiche, che diciamo è con un po' di nuvolo come meteo, però la pista dovrebbe essere asciutta. Vediamo, signori. Io ho sbagliato, sì, ho decisamente sbagliato, perché prima di partire qui per le qualifiche dovevo ordinare i pezzi nuovi per la macchina. Questo è stato un piccolo errore, perché tanto partiremo comunque ultimi, ci retrocederanno senza se e senza ma. Quindi era giusto prendere la penalità in questo Gran Premio, così avevamo i pezzi per riuscire a far bene anche nei prossimi Gran Premi. Vediamo se lo posso fare anche ancora da qua. Posso ordinare i pezzi? Assetto, assetto, power, ok. Allora, noi possiamo ordinare tutti quanti i pezzi. Tra l'altro, abbiamo tutto distrutto, non me ne ero nemmeno accorto. Allora, prendiamo, sì, tu prendi tutto nuovo, prendi tutto, sì, prendi tutto nuovo, prendi tutto nuovo, sì. Così, signori, noi praticamente, ordinando i pezzi nuovi, prenderemo le penalità, ma tanto state tranquilli che alla prima curva andiamo a sbattere contro il muro. Quindi non vi preoccupate, signori, non vi preoccupate. Scelta delle gomme questa non mi cambia assolutamente. Andiamo in pista, signori, e andiamo a prendere il primo muretto di faccia preciso. Concentrati. Allora, già ci hanno dato le penalità. Oh, sono riuscito a frenare, pensavo di andare subito al muretto. Invece no, e invece no. Ecco, l'ho presa adesso il muretto, ma porca di una paletta ambriaca. Allora, fino a questo. Eccolo di nuovo lì il muretto. Che cosa carina. Sto lasciando i miei autografi qui a Monte Carlo, signori. No! Muretto anche da questa parte. È saltato tutto. Questa volta l'alettone è saltato tutto. No, Monte Carlo non lo sopporto. Cioè, allora, è un bel Gran Premio molto suggestivo. Suggestivo e particolare, ma terribile. Terribile, signori. Terribile. Terribile, soprattutto puoi farlo con. Eccolo lì. Io vorrei evitare di distruggere completamente la macchina, se è possibile. Qui tiriamo dritto, perfetto. Taglio, giro, curva, annullato. Taglio, giro, curva, cosa ho detto? Taglio, giro, curva, aia. Cortesemente portiamo quantomeno le ruote a casa. Dico che okay, non ho più l'alettone, signori. Non ho più l'alettone, ma le ruote le portiamo a casa possibilmente. Sarebbe cosa buona e giusta portare a casa le ruote. Ok, calma e sangue freddo. Siamo 22esimi. Lo sapevo già. Lo sapevo. Qualifiche completate. Noi non abbiamo manco il tempo, perché ce l'hanno annullato, perché ci hanno preso un muro. Cosa è successo? Perché siamo passati con la Mercedes? Bottas ha fatto. E che me frega a me che Bottas ha fatto la pole position? Perché mi. Non mi hanno manco detto porta la macchina a casa. Porta. Niente. Proprio. La Così. griglia di partenza per la gara di domani è chiusa. Oh, Prima Ghiotto di iniziare, dodicesimo, ci dà ricordiamo di premere soddisfazioni, il Ghiotto, bottone per signori. Davanti all'Alfa Tauri, la Racing Point, una McLaren, le due As, le due Williams, un Alfa Romeo. Grande Ghiotto, Ghiotto ci dà soddisfazioni, signori. Ghiotto ci dà soddisfazioni. Dai, scendiamo in pista, andiamoci a prendere quest'altro muretto davanti, dai. Famo caciara, signori, famo caciara. Che qualifica ha visto questa che mi ha detto ottima giornata? A Giorgia, ma che sei? Che te sei fumata qua a Monte Carlo? Andiamo su Verstappen. Verstappen o Vettel? Hamilton e Bottas? No, andiamo su Vettel, che mi sembra che la Ferrari è messa abbastanza male. Andiamo su Vettel, forse sarebbe. È più pratica.
e un bastone per evitare il traffico rende la gara molto più... Evitiamo il traffico, partiamo ultimi, ci facciamo bello la passeggiata a pascolare, signori. Hai perso con il tuo compagno di squadra. Se la nostra auto è leggera come una piuma, dobbiamo imparare... Ah sì, dai, il nostro telaio, facciamo complimenti al telaio. A Giorgè, non c'è nulla da fare oggi. Farò del mio meglio per recuperare, dai. Non mi ha mai fatto tante domande tutte in una volta, Giorgio. Ciao, 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 ciao. Signori, ci hanno dato la bellezza di 60 posizioni di penalità. Cioè... Spettacolo. 60 posizioni di penalità non si possono sentire. Cioè, dobbiamo farci partire... Non lo so, da casa nostra forse. Mentre il Gran Premio qua da Monte Carlo andava, noi partivamo da casa nostra. E forse così erano reali 60 posizioni di penalità. Va bene, vediamo se c'è Tom che ci suggerisce qualcosa di interessante. Tom ci ha ricordato che abbiamo preso punti nel scorso Gran Premio e che dobbiamo cercare di terminare tra i primi 10. A Tom, ma svegliati, prendete se ci sei rimasto sotto ieri sera, praticamente qua a Monte Carlo. Siamo ultimi sotto la pioggia. Va bene, signori, partiamo. Partiamo e leviamoci subito questo dente senza indugio. Easy peasy, signori, easy peasy. Easy peasy, easy peasy, tamose, tamose, dai così. Ok, siamo partiti, siamo partiti. Oh, abbiamo le rute verdi però, non abbiamo quelle blu proprio da diluvio universale. Anche se non ci vedo una cippa di nulla, io inizierei a frenare. Per sé e per noi inizierei a frenare. Salve, buongiorno, vorrei insinuarmi in questo punto. Salve, buongiorno. Collisione con Giovinazzi, va bene. Io non vedo assolutamente nulla, signori. No, no, muro, 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 doppio muro, 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 muro. Ecco, perfetto. Il primo alettone l'abbiamo aperto. Ti levi, Giovinà, allevati. Dai, ma si è attaccato. Allora, siamo calmi, ce la posso fare. In velocità lo so. Oh, un sorpasso l'abbiamo fatto, signori. Non abbiamo un pezzo di... Non abbiamo più neanche l'altro pezzo dell'alettone. Non l'ho visto. Levati. Perché box, box, box? Abbiamo cambiato la strategia. Ah, come? Guarda, guarda, guarda come l'ho spinto per... L'ho fatto, gliel'ho fatto superare. No, scusa, questo alettone è mio. Questo alettone che c'ha lui sulla testa è mio. Collisione con De Vries. Ma sono loro che mi vengono addosso. Sorpasso illecito. Aia! Ora gli restituisco la posizione. Ora gliela restituisco. Ora gliela restituisco. Non ti preoccupare. Dai, passa. Chiunque tu sia, passa. No, non era lui. E chi la devo restituire la posizione? Porca miseria. Ok, a Magnus. Ho perso due posizioni per restituire una posizione a Magnus. Ma porca paletta ambriaca. Ferma, ferma, frena, frena, frena. Lo supero, lo supero. Ai, ai. Ma ha dato una sportellata. Giudici, giudici, giudici. Avvertimento collisione con Magnus. Muro, muro. Quello lì è un muretto. Ok, l'abbiamo preso. Siamo 18esimi però, signori. Stiamo andando bene. Siamo 18esimi. Giro più veloce di Bottas. E a noi che ce frega. Tamose, tamose, dai così, occhio al muro. Noi non abbiamo più l'alettone, signori. Se, siamo già fortunati se abbiamo ancora le quattro ruote, tutte e quattro le ruote attaccate. Fai la curva, bravissimo. Ai box, perché dovrei entrare ai box? Devo arrivare con tre ruote io, signori. Devo arrivare con tre ruote in questo Gran Premio. Recon è nei box, perfetto. Quindi un'altra posizione l'abbiamo guadagnata. Un'altra posizione l'abbiamo guadagnata. Dai, dai, frena, 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 frena. Ok, la macchina non gira più tanto, però. Però, dai, 17esimi. Dai, 17esimi non è male. Pensavo di essere già spiaccicato al muro. Sarebbe bellissimo se smette di piovere, tutti si fermano e noi vinciamo con tre ruote. Dico tre ruote, signori, perché non penso che riusciremo ad arrivare con tutte e quattro al traguardo. Cinque giri sono tantissimi qua a Monte Carlo e non penso che riusciremo ad arrivare con tre ruote attaccate alla macchina. Con quattro ruote attaccate alla macchina, scusatemi, con tre dobbiamo arrivarci per forza, se no riusciamo a fare la curva. Perché non riesco a fare sta curva? Damos, oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. La curva lì non riesco mai a farla, però va bene. Intanto Stroll e Giovinazzi ci hanno recuperato. Stroll e Giovinazzi ci hanno recuperato. Mannaggia loro. Ora, questa è una curva in velocità che noi non riusciremo mai a fare in velocità perché io non ho più l'alettone. Infatti ho dovuto frenare. E ho preso pure uno scossone terribile. Questa ormai la tagliamo a prescindere. Ok. Grazie per l'avvertimento, zio. Giro più veloce di Bottas. Secondo me tra un poco Bottas ci doppia pure. Dai, 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 è così. Occhio al muretto. Bravo. Frena, frena. Ci sarebbe la canzoncina. Com'è bello passeggiar a Monaco andar e la macchina sfasciar. Dove sta andando questo? Perché? No, no, do dove sta andando? Dove sta andando, brutto stupido? Guarda, guarda, guarda. Cos'è? Un autoscontro, signori. Non entro ai box. Quelli dietro di me sono entrati tutti e due, signori. Hanno distrutto tutte e due la macchina. Quando si dice difendere la posizione con le unghie e con i denti. Dai, 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 dai.
Dai, dai, sono ancora loro. Giovinazzo e Stroll sono ancora dietro di me. Però sono rientrati ai box. Raikkonen infatti li ha superati. Dobbiamo riuscire a difenderci sul Raikkonen, signori. È il terzo giro, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Adesso ci credo, adesso ci credo. Dai, dai, damose, 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 dai, 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 dai. Con calma, con calma, con calma, con calma. Dobbiamo semplicemente portare la macchina a casa. Dobbiamo semplicemente portare. Ai. Questo era un muro pesante, questo è un altro muro pesante, bandiera gialla. No, Raikkonen si sta avvicinando. Calma, 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 damose, dai così, buono, facciamo questa curva con molta calma. Io non c'ho più l'alettone, signori. Non ho più un alettone, quindi non è più gestibile, le curve non sono più gestibili. Però non sta andando male, non sta andando malissimo. Allora, io no, no, no. Devo cercare di farla questa curva, perché se mi dà dei secondi di penalità e io perdo la 17ª posizione per delle penalità perché ho tagliato la curva. Ecco, questo è stato un altro muretto che mi ha fatto male. Stiamo lasciando tanti bei autografi sui muretti, signori. Si ricorderanno qui a Monaco di noi. Si ricorderanno qui a Monte Carlo della Maullo Racing, non per il risultato che stiamo a fare, ma per i muretti che ci stiamo a pigliare davanti. Zitto, zitto, e questo giro l'abbiamo fatto bene, dai, è così, dai, non ci entra i box, porca miseria, mi confonde questa traiettoria. Dai, 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 dai. Sì, qua mettono i cartelli fuori per farmi capire che devo entrare i box, ma io ai box non ci rientro. No, muro, aia, questo è duro. No, signore, no, no, no. Ma porca. No, non utilizzo il flashback, signore. Non lo utilizzo il flashback. La chiudiamo così a Monte Carlo. La chiudiamo così. Ritiriamoci dalla sessione, dai. Non era un gran premio. Anche quando saremmo arrivati ai 17esimi, non penso che sarebbe cambiato qualcosa. Non penso sarebbe cambiato qualcosa. Un ritiro di stagione ci sta, signore. Un ritiro di stagione, purtroppo, ci sta. Ci sta. Andiamo a fare un po' di movida a Monte Carlo, signori. Allora, Ghiotto è arrivato undicesimo. Grande Ghiotto. A un punto dalla zona punti, praticamente. A una posizione dalla zona punti. Dai, Ghiotto, vai così. Quindi, primo Bottas, Hamilton e Albon. Vediamo un attimino la posizione in classifica. Noi siamo secondi a 75 punti da Bottas. Porca miseria. Siamo lontani, siamo lontani. Vabbè, signori. Nessun problema. Il campionato è ancora lungo. Questo era solamente il settimo Gran Premio, se non sbaglio. Su una valanga che ancora ce ne aspettano. Dai così, dai così. Va bene, signori. Gran Premio andato. Ci siamo levati per fortuna dalle scatole a Monte Carlo. E adesso ci prepariamo per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Altra bella gatta da pelare. Va bene, signori. Detto questo, io per questo video mi fermo qui. Vi ringrazio per aver guardato il video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.